I tavoli vuoti, le macchinette spente, le grandi sale occupate soltanto dal silenzio. È lo scenario delineato dall'ultimo DPCM che tenta di contenere la curva del contagio da Covid-19, ma intanto ha svuotato ristoranti, palestre e non solo. I primi sono costretti ad abbassare la sala cinesca già dalle 18 e anche se a Fano la protesta non si è ancora fatta plateale, il malcontento è senz'altro nell'aria. Noi ci siamo adeguati a tutto e adesso ci viene chiesto di chiudere, perché in poche parole questo è. Una chiusura anticipata alle 18 per i ristoranti vuol dire chiusura totale. Cosa sbagliatissima, perché di base non siamo noi gli untori, non siamo noi i ristoratori. Noi ci siamo adeguati a tutto, chi sta da noi sta a distanza sociale di un metro l'uno dall'altro, sta seduto e non corre nessun rischio. Il pericolo secondo me invece è un altro, è quello delle strade che non vengono controllate, quello dei mezzi di trasporto dove ci sono persone ammassate. Cioè, noi chiudiamo alle 6, come settimana scorsa abbiamo chiuso alle 24, ma se facevate un giro in centro storico piuttosto che in altre zone, subito dopo potevate trovare tranquillamente centinaia di persone, una sopra l'altra, senza mascherine. Quindi il problema non è dentro i locali, ma fuori. Se lo Stato chiede un sacrificio per la salute pubblica, noi siamo i primi ad essere a favore. Siamo i primi a fare il sacrificio, però come chiedi un sacrificio non lo devi rendere vano, devi far sì che dopo fai rispettare altre regole come il distanziamento fuori dai locali e in giro, quindi un coprifuoco vero. Io chiudo alle 18 ma stanno a casa tutti alle 18, non deve essere un sacrificio solo del ristorante e soprattutto lo Stato come buon padre di famiglia chiede un sacrificio, non c'è da mangiare le bistecche per tutta la famiglia, c'è solo da mangiare pane e cipolla, bene. Noi facciamo il sacrificio, ma tu quel pane e cipolla ce lo devi garantire. Noi abbiamo delle spese fisse tutti i mesi, che sono affitti, bollette, stipendi, fornitori. Noi tutte queste cose qua, quelle che sono le spese base dell'attività, tu ce le devi garantire. Stop totale invece per palestre e centri fitness, dove da mesi erano già state adottate le varie misure anticontagio. Questo DPCM punisce un intero settore che è quello dello sport, che nella prevenzione della patologia da coronavirus è secondo me strategico, anche perché andiamo a prevenire quelle che sono le complicazioni che porta proprio la sindrome da coronavirus, quindi tutte le problematiche respiratorie e infiammatorie che ne comporta, ma anche perché siamo all'interno di strutture che in osservazione alle varie istruzioni che ci sono arrivate hanno cercato di adeguarsi a quelle che sono il distanziamento sociale e tutte le norme di igienizzazione. Tant'è che abbiamo adeguato tutta la struttura con distanziamento tra i vari attrezzi, disposto dei dispenser con delle soluzioni disinfettanti per pulire tutte le aree che sono state utilizzate e i sistemi di igienizzazione all'ingresso. E nonostante questo, nonostante l'importanza che viene data allo sport a livello scientifico, ci troviamo di fronte a dei ministri che mettono non tanto un settore, ma proprio l'attività motoria come qualcosa di opzionale, qualcosa di cui si può fare a meno. Ed è questa la cosa, non tanto deludente per la chiusura, ma è sconcertante proprio, non ci si può credere veramente. Non soltanto aerobica e manubri, benessere ed esercizio fisico possono anche diventare una vera e propria forma d'arte, come nel caso della danza. Anche qui scuole chiuse, aule deserte e punte appese al chiodo. Già arriviamo da 6 mesi di chiusura forzata, quindi con tutte le difficoltà economiche che comporta, e abbiamo fatto un grosso sforzo per adeguarci in tutto e per tutto, anzi forse più di quello che era richiesto dal protocollo, a tutte le misure di sicurezza. Quindi questo è un ambiente sano, sanificato, le ragazze sono distanziate, le classi sono contingentate. La danza classica purtroppo forse non è stato considerato nel decreto per mancanza di conoscenza di cosa sia. Si può svolgere tranquillamente senza contatto, quindi non riusciamo a capire come mai ci sia stato dato questo stop ulteriore. Si segue un protocollo accuratissimo, vengono sanificate le mani all'ingresso, cambiate le scarpe, igienizzate le scarpe, misurata la temperatura, la mascherina viene tenuta sempre anche all'interno della classe, negli spostamenti, e abbassata solo quando lavorano a terra, negli spazi predefiniti o alla sbarra. Noi insegnanti facciamo 5 ore di lezione con la FFP2. Più di così io non credo che sia la danza il problema. E al di là del discorso economico, vedo che purtroppo si va sempre a togliere ai giovani, ai ragazzi. Gli togliamo una realtà sana,
dove comunque sono sotto controllo, per lasciarli in casa, nella migliore delle ipotesi, davanti a un cellulare, oppure, se l'età consente, in giro da soli con altri amici, perché tanto poi questa è la realtà, senza controllo.